Questo è l'obiettivo, riuscire a rieducare. Questo perché nell'interesse dell'intera collettività, per la nostra sicurezza, è importante che le persone che escano dal carcere siano migliori di quando sono entrate in carcere. Questa è una grande sfida. Noi in questa legislatura abbiamo fatto molti provvedimenti in merito alla condizione carceraria, anche perché eravamo tenuti a farlo visto che la condizione era stata definita dalla Corte europea come disumana e degradante. Ecco, e allora la grande sfida che oggi lo Stato ha è proprio quella, riuscire a fare in modo che nelle carceri si riesca a mettere a frutto il meglio della persona che ha sbagliato e si riesca a far rialzare chi è inciampato e caduto, specialmente quando a farlo sono i giovani, questi nostri ragazzi che a volte sbagliano. Ecco, non bisogna condannarli e devo dire che dal punto di vista del futuro, voglio dire, è importante che le carceri minorili in Italia, questo è un esempio, riescano a dare delle alternative, insegnare un mestiere, far continuare gli studi ai giovani. Bisogna investire affinché i ragazzi che sbagliano una volta usciti siano migliori e abbiano una prospettiva di vita, non si sentano per sempre tagliati fuori dalla società.